Ciao a tutti, donne, non guardate questo video, come portarla a letto velocemente. Non guardatelo perché è un video che potrebbe, diciamo così, svelare dei segreti dei maschi che poi potrebbero, insomma, se il segreto viene svelato non è più un segreto e voi potrete sgamarlo, quindi non guardate il video. Per portarla a letto molto rapidamente, questo video appunto è per i maschi che vogliono portarsi a letto una donna molto rapidamente. Devono semplicemente fare una cosa molto semplice. Se riescono a farla nel modo giusto, l'aggancio avviene istantaneamente. Intanto la presenza, diciamo, devono dare un po' di stimoli iniziali come nelle altre situazioni. Se riescono a comunicare con la donna, usare i quattro canali della comunicazione non verbale per generare un po' di stimoli, variare la prosemica, usare la cinesica, la gestualità, entrare in contatto fisico, in modo tale da generare un po' di tensione emotiva. Dopodiché è importante capire quella che è un'esigenza profonda, primaria della donna per la quale sarebbe disposta anche a venire a letto con te, diciamo, nel caso non gli piacessi poi tanto. E per farti un esempio, molte donne, ad esempio, possono avere un'esigenza profonda, soprattutto arrivate in un'età intorno ai 35, dai 35 ai 40 anni, in cui l'esigenza di fare un figlio diventa un'esigenza fondamentale, se non ne hanno, ad esempio. E quindi tu potresti sfruttare questa cosa nel seguente modo. Ad esempio, se capisci che questa è un'esigenza molto profonda, potresti, ovviamente va fatto tutto in modo indiretto, perché se fai in modo diretto è il bacio della morte, diciamo così, del coinvolgimento e il bacio della morte, della seduzione, deve essere tutto indiretto. Devi creare un ancoraggio strano, devi dire una frase del tipo: ah, ieri sono andato al battesimo del figlio di una mia collega o di un mio collega, è stato bellissimo quando ho visto questo bambino così piccolo, proprio ho sentito anch'io un desiderio di paternità, punto. E butti lì questa frase, e se lei ha, diciamo così, se non le fai schifo, se hai fatto bene la fase preliminare, cioè la fase preliminare è quella diciamo, la fase preliminare è quella della gestione della comunicazione non verbale, per generare un po' di tensione. Poi butti lì questa frase, qui non è che dici voglio farlo con te, no, ho visto al battesimo il bambino di un mio collega, sento questo desiderio di paternità, così. E lasci lì perdere la frase. Poi, un po' più avanti, in un'altra circostanza, sempre nella stessa serata, magari nel dialogo, così, butti lì una frase: ah, io una donna, cioè, riesco a innamorarmi solo, riesco a coinvolgermi solo se c'è un'attrazione a pelle già da subito e c'è subito un rapporto sessuale, perché se invece una non vuole avere, inizia a fare, io mi distacco. Io per innamorarmi ho bisogno di fare l'amore quasi istantaneamente, non appena la vedo, per suggellare un momento di intimità e non lasciar disperdere questa energia. Ti dice una frase del genere, cioè praticamente, metaforicamente dici: mi innamoro solo se una me la dà subito. Non lo dici in questo modo, ma lo dici un po' più, come dire, in modo un po' più romantico. E allora nella sua testa verranno fuori questi collegamenti. Questo, diciamo, ha l'esigenza, vuole diventare padre, si innamora se gliela do subito, e quindi tac, uniamo le due cose. Tu non, in realtà lei non hai detto niente, non hai fatto nessun avance, e non hai detto, cioè non hai detto assolutamente niente, hai venuto tutto a livello subliminale, hai detto una frase generica del figlio che hai visto, è un'altra frase generica che ti piacciono le donne che te la danno subito, di quelle ti innamori. E tutto il film se le fa lei. E quindi praticamente lasci decantare un po' la cosa in modo tale che venga assimilato anche a livello subliminale questo concetto. E poi, diciamo, nel momento in cui manifesterai un minimo di corteggiamento, vedrai che ottimizzerai le possibilità che te la dia all'istante. Questo è questa tecnica. Devi utilizzare, ovviamente, beccando, come dire, la cosa che per lei è veramente importante. Adesso ho fatto l'esempio del figlio, potrebbe essere stato il matrimonio o qualcos'altro. Quella lì è l'abilità di riuscire a capirlo. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta.
Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. In più, da partire dai 20.000 iscritti ci sarà la possibilità di avere un servizio legato allo streaming, per cui tratterò approfonditamente un argomento e ci sarà un'interazione diretta. Questo nuovo servizio partirà però a partire dai 20.000 iscritti, per cui ti esorto, per velocizzare l'inizio di questo servizio, a iscriverti e a far iscrivere i tuoi amici. Ciao!